capire. Fre, scusami, posso fare la domanda a Mosconi, poi mi taccio. Vai, vai, poi ve lo sentire. Quindi scegli tu l'allenatore che non sia un top, perché non arriverà un top. Con questa rosa, dove arriva il Milan l'anno prossimo? Ti dico, quindi un esempio. Un esempio, scusami Matteo, un allenatore che non sia un top, assolutamente un sì. Esempio, italiano, un 5 in più. Non so, Palladino? Ma l'ho già detto prima, cioè Sarri svincolato. No, Sarri però, a parte l'ultimo anno, è quasi un, butto fuori comunque. Un top come allenatore. Un minuto. Cioè, o no? Ah, Sarri. Ditemi voi i parametri per definire un allenatore top. Allora, con Simone Inzaghi. Dai, no, dagli Sarri. Questa squadra con Sarri cosa fa l'anno prossimo, secondo te? Secondo me se gli metti un difensore... Se gli metti un difensore... il campionato, Io voglio vincere il campionato, non so cosa vuoi fare. Se vuoi guardare l'Europa League, guarda l'Europa League. Io voglio vincere il campionato, che cazzo ti devo dire? Ti sto dicendo una cosa, ti sto dicendo che quest'anno sei arrivato secondo. Quindi l'anno prossimo, l'allenatore che viene, era quello che ti stava dicendo Carra, devi vincere il campionato, Devi vincere il campionato. Ah, okay. O comunque fare un risultato buonissimo in Champions. Ottobre con Sario, con Lopetegui, non voglio sentirti qua parlare di giocatori che era colpa di Pioli, perché so come funziona, guarda che allora punto primo io vabbè non parlo che è meglio di determinate cose perché poi parli che di cosa? Adesso parla. No, non voglio. Ma se non parla. Noi non oscuriamo mai. Gente che fa il fenomeno sui social e poi blocca. Tipo chi? Io faccio il fenomeno. Io faccio il fenomeno. Sì, perché tu proprio io faccio il fenomeno. Inizia a seguire due giorni, smetti proprio io faccio il fenomeno che ti unfollowano. Mosconi, guarda che a me non me ne frega niente di seguire te. Ho cambiato telefono perché sennò i messaggi li avevo, infatti la pagina di Calcissimo io non la vedo più, sì, non vedo la tua. Quindi fai il bravo, non fare Mosconi sennò poi, da Calcissimo, perché sennò poi mi girano le palle. Quindi, seconda cosa, voi che volete Lopetegui, prendete Lopetegui, poi non venite a rompere il cazzo a ottobre. Io voglio Lopetegui. Perché Lopetegui è arrivato nono con il Real Madrid. Non venire a rompere le palle se a ottobre e novembre sei settimo. Ma chi ti viene a rompere le palle? Sono il primo che non vuole Lopetegui, ma cosa vuoi da me? Sono il primo che non lo vuole. Allora anche con Sarri, se sei sesto a ottobre... Quando d'estate, quando Cardinale tirava fuori i soldi e prendeva i giocatori... Ma chi? Mosconi? Ma se ero qua l'unico a dire... Ma se mi sono presentato a OCV ho scritto Cardinale out! Ma cosa stai dicendo, Mosconi? Ma cosa stai dicendo, Mosconi, che sono stato l'unico a presentarmi con Cardinale? Allora, che cosa stai dicendo, Mosconi? Bellissimo. Sembra aver capito che Mosconi è stato bloccato da Calcissimo... Non lo so, forse il contrario. No, aspetta, vabbè. Sì, sono stato bloccato, ti dico perché, così chiudiamo il cerchio. Il signorino di prima, no? Cosa ora fa? Lo faccio entrare, ora fa così che abbiamo... prima, cosa fa? Scrive alle persone, no? Dicevo, il signorino che viene qua e dice le fonti, quant'altro. Andiamo. Sai cosa fa? Scrive alla gente che dopo un po' smette di seguirla perché lui giustamente ti segue. Non ho finito di spiegare perché lui segue la gente. Due giorni dopo smette di seguirla. Tu dopo un po' ovviamente smetti di seguirla. Questo confermo. Non ha senso. Poi cosa fa? Ti scrive dicendo peccato che hai smesso di seguirmi, se no ti invitavo a Calcissimo. È una tattica di sto cazzo. Infatti io cosa ho fatto? Poi sono andato a Telecity, tac, e gliel'ho messo lì. No! Madonna. Fammi entrare. Scusa, tutte le cagate che sta dicendo Mosconi, io li vedo ancora i suoi post stupidi, sponsorizzati, perché non lo segue nessuno e quindi si deve fare sponsorizzare le storie, hai capito? No. Quindi mi escono ancora sul mio profilo personale, visto che fa tanto il fenomeno. Vabbè, che c'è di male? Ma che c'è di male a farsi sponsorizzare? Mi scusi. Che c'è di male a farsi sponsorizzare? Visto che lui dice che l'ho bloccato, io li vedo ancora i suoi post sponsorizzati su Instagram, va bene?
visto che dice che l'ho bloccato, tutte ste cagate che sta inventando, no? E poi dice che è andato a Telesite e me l'ha messa nella bip. Va bene, ok. Non rispondo. Vabbè, allora, facciamo così. No, no, un attimo, Mosconi, la vedo da giù. Mosconi, si calmi. No, sta facendo vedere che è bloccato, penso. Sta facendo vedere che è bloccato. La vedo da qui, Mosconi. Ma questa cosa merita un approfondimento. Sì, no? Sì, esatto, sì. Esatto. Allora, vi placate. Mi metto nelle mani dell'avvocato. Allora, un secondo. Allora, avvocato. Con Nico News, siccome l'argomento mi sembra più interessante del Milan, io lo fermerei qui e lo riapprofondirei in un secondo momento al dettaglio per vedere chi era. Allora, io vi faccio rientrare, ma non vi insultate oggi. Come oggi? Perché? Come oggi? Allora. Non cosa non farebbe per il contenuto. Allora, ognuno, io ho fatto dire a ognuno la sua senza l'altro che lo interrompesse. Adesso, mo, un giorno forza fucina tutti... o cuspo fucina. A posto, okay. Calma. Una cosa solo. Non attacco più. Non sono l'unico che ha subito sta cosa. Okay. Lo vedremo.